Amici da casa, l'oggetto di oggi è un oggetto del passato, un oggetto del presente, un oggetto del futuro, come neanche nei racconti di Charles Dickens. È un oggetto che vi sposterà nello spazio e nel tempo, restando da fermi meglio di come farebbe il TARDIS di Dottor Who, ma basta citazioni perché siete ignoranti come le capre, quindi non le capireste. Quello che andiamo a vedere oggi è un oggetto mirabolante. Questo oggetto è la Steam Deck, una piattaforma, non la chiamerei console, poi vedremo perché in un altro video, mirabolante, che adesso può essere acquistata immediatamente, non più in preordine, non c'è più da aspettare, non c'è più da fare fila, dare soldi, vedere Cammello e soprattutto portare a casa Cammello. E quindi adesso Steam Deck è acquistabile e nel giro di un paio di settimane la ritirerete, anzi ve la porteranno a casa, quindi la ritirerete, nel senso che vabbè, insomma, siamo capiti. Può essere acquistata in tre versioni: quella a 64 giga, detta Barbone Edition, che è quella che ho io, e poi vi spiegherò perché facendo dei calcoli forse merita più delle altre; la versione vorrei ma non posso, ovvero la 256 giga; e la versione, oh mio Dio, ho fatto male i calcoli, da 512 giga, che però si arricchisce rispetto alle altre di un vetro anti riflesso. Beh, sembra una provocazione un pochino anche offensiva nei confronti dei videogiocatori, perché sappiamo perfettamente che non usciranno mai di casa e che quindi, come i buoni signori della notte e i vampiri, l'unico riflesso che avranno è quello della Steam Deck sulle proprie retine, quindi probabilmente non aveva molto senso. Come vi avevo promesso, i calcoli portano a capire che la 64 giga è la versione più economica ma anche la più sensata da prendere. Perché? Perché comprare una scheda da 512 giga su Amazon, per esempio, costa intorno ai 90 euro, e se prendete una 2 che sono molto veloci, i tempi di caricamento sono simili a quelli dell'NVMe montate nella versione 256 e 512 giga, facendovi diventare un furbacchione che può usufruire di varie schede e avere anche più memoria alla fine. Ma lo sapevate, per esempio, che con Steam Deck potete fare molte più cose di quello che sapevate? No, perché se no lo sapevate. Per esempio, potete giocare anche ai giochi dell'Xbox Game Pass, come ho spiegato in questo video che è in sovraimpressione da qualche parte, insomma c'è il link, andatevelo a vedere, se no lo trovate anche in descrizione, dove vi spiego appunto in 3 minuti come fare a metterci all'interno anche i giochi dell'Xbox Game Pass. E in più, se sarete fra i fortunati primi 100 ad acquistare la Steam Deck usufruendo anche dei numeri fortunati di Gigione, avrete in omaggio una bellissima TV con cambio Shimano a 18 rapporti, un set di posate con 3 dischi ruotanti e il fantastico microonde da 12 megapixel con il fondo in acciaio inox alto 1 cm. Quindi non resta altro che andare a comprare la Steam Deck, iscrivervi al canale e non rompere i co-